si è prenotato il consigliere Bisanzio. Prego. No, io era semplicemente una mia non perplessità, una grande preoccupazione. Quando il consigliere Grassi ribadisce l'efficienza della macchina amministrativa, della macchina comunale, penso che, essendo stato anche lui per molto tempo tra questi banchi e quindi nell'ambito comunale rispetto a me, e tra i cittadini c'è anche qualcuno che è stato, ha lavorato presso questa macchina, che in alcuni momenti può non essere efficientissima ma farraginosa. Per cui la mia preoccupazione è che se non ci sta, di solito i documenti vengono conservati, se la macchina, che penso abbastanza farraginosa, non dovesse produrre la documentazione, questo procedimento che stiamo tirando avanti da un anno e mezzo, con tanto sacrificio a venire continuamente per poterlo portare avanti, si possa bloccare perché è poi lente e non è capace di produrre tutti gli atti. Questa era la mia preoccupazione, che poi bisogna interloquire, questo è un altro passaggio, che come dice il consigliere Iannello, ma che debba produrre tutta la macchina amministrativa comunale, su questo ho delle perplessità e sono preoccupata che il procedimento non vada avanti a favore dei cittadini. Grazie. Grazie consigliere Bisanzio. Ha chiesto di intervenire per replica il consigliere Grassi, prego. Grazie Presidente, e ringrazio anche Rita per aver toccato questo argomento. Perché la buona volontà di questo Consiglio Comunale rispetto a questo argomento è notoria, no? Il problema è anche un altro, vero Rita? Vedi, noi abbiamo sostenuto in campagna elettorale, tra gli argomenti, il programma, l'efficientamento della macchina comunale. Questo è un banco di prova di questa amministrazione rispetto a questo argomento, che era proprio del programma. Allora, noi dobbiamo anche dire le cose, però voglio dire, nello stesso momento le facciamo. Io non posso essere preoccupato di quello che dice Massimo Torre, perché non so come funziona l'ordine degli ingegneri. Se l'ordine degli ingegneri è inefficiente, perde le carte o quant'altro, è una cosa che riguarda l'ordine degli ingegneri. Le cose invece che riguardano questa amministrazione, ma soprattutto la macchina comunale, sono cose nostre. Noi sappiamo di aver sostenuto una compagine amministrativa che diceva questo ai cittadini, diceva noi faremo l'efficientamento della macchina comunale. Allora oggi è arrivato anche il momento di dire ma ci siamo o non ci siamo ancora. Se questo è il dato probabilmente non ci siamo, e uno lo dice, non siamo ancora pronti per affrontare questi tipi di attività con la macchina comunale, no? Voglio dire, ma nelle more del ragionamento, prendendo a spunto quello che diceva soprattutto nell'ultima parte il consigliere Iannello, è importante che noi oggi facciamo uno sforzo, e lo volevamo fare senza fare, voglio dire, i primi della classe, lo avevo chiesto Giovanni con 5 minuti di sospensione. Volevamo mettere a punto un articolato che desse anche un po' di vita in più a questo deliberato. Per cui le agevolazioni che noi abbiamo l'obbligo, proprio perché ci stiamo sforzando di dare fino all'ultimo ai cittadini che per anni hanno avuto questo problema, possono essere in qualche modo arricchiti, possono essere arricchiti con l'emendamento, possono essere arricchiti andando oltre l'emendamento, cercando di mettere, non lo so, in moto anche quei meccanismi di dire noi come amministrazione siamo a disposizione. Per questo facevo riferimento anche agli atti, per vedere se la dottoressa, il segretario generale è disponibile a consumare questa cosa, facendo risparmiare gli oneri che insomma sarebbero meno gravosi per i cittadini, no? Allora questo è un po' il ragionamento. Questo è il ragionamento. Dottore, se mi fa completare un attimo, io le ho detto in un passaggio precedentemente che sullo stesso argomento analogo chiesi alla dottoressa Menna in quest'aula di prendersi carico di questa cosa e lei lo fece. Poi vediamo se ci sono le condizioni o meno, ma se non ci sono le condizioni io mi permetterei di suggerire un'altra cosa all'amministrazione, e cioè di fare un bando e non di affidare, perché potrebbe venire fuori anche un'altra realtà, un'altra situazione. Comunque lasciamo perdere, sì, anche quando ho finito l'intervento, non ci sono problemi.
ma sempre che guarda con attenzione a quelle che possono essere le agevolazioni a carico dei cittadini. Era questa l'intenzione, non altra. Era solo questa. E vi siete barricati dietro una delibera che, secondo la vostra logica, non può essere per niente toccata, ma invece potrebbe essere migliorata. Grazie consigliere, grazie. Prego, dottoressa. Come questi, che gli atti hanno, vi è una precisa predeterminazione di quanto concerne i diritti di segreteria che attualmente, dopo la modifica normativa che è intervenuta col DL 90 di giugno del 2014 convertito in legge, sono diritti che vanno unicamente all'ente, per cui come segretario in verità già sotto questo punto di vista non dovrei rinunciare io ad alcunché. È un diritto dell'ente e al quale peraltro l'ente non può rinunciare se non in virtù di un danno che verrebbe ad realizzarsi, erariale ovviamente per l'ente stesso. Le spese relative a registrazione e trascrizione sono spese necessarie e predeterminate e come tali sono poste a carico del contribuente, non possono essere del cittadino, perdonatemi, non possono essere assunte dall'ente stesso. Quindi stiamo parlando di spese previste, predeterminate e vorrei soprattutto che fosse sgombrato il campo dal pensiero ormai assolutamente, era già inesatto prima ma lo è a maggior ragione con la normativa attuale, che si parla di diritti, non ci sono diritti di logito a favore del segretario, ci sono diritti di segreteria per il Comune. Grazie, grazie dottoressa. E noi continuiamo nella discussione dando la parola al consigliere Grimatti. La mia richiesta, la nostra richiesta della minoranza di ovviamente di sospendere i lavori e di una riunione dei capogruppo era finalizzata ovviamente alla risoluzione del problema, perché distruggere è facile, costruire qualcosa è difficile. Siccome il nostro intento lo dimostra nei fatti, perché ancora prima di iniziare il dibattito volevamo la sospensione proprio per decidere tutti quanti insieme su un problema che purtroppo è datato e che ovviamente la causa, l'origine, fare la discussione, entrare nel merito, serviva ben poco, serviva soltanto quella sospensione per avere un momento di confronto, per cercare una soluzione a un problema. Per questo io dicevo prima al consigliere Toro, cioè non volevamo ovviamente sul mettere una pregiudiziale o quantomeno dire che la sospensione era finalizzata a che cosa, cioè l'emendamento successivamente poi presentato era soltanto di avere un chiarimento, che potevamo evitare ovviamente di fare questo dibattito, trovare ovviamente un punto d'incontro e sottoporlo insieme, perché qui non ci sono né buoni e né cattivi, né vinti e né vincitori. Cioè, l'unica cosa è quella di trovare insieme una soluzione. Nelle commissioni, ovviamente, come ha già detto il consigliere Annelli e anche Antonio Franz, ci sono i verbali, c'erano delle perplessità ovviamente e non solo, sono state enunciate nelle varie riunioni della commissione. Il deliberato presentato è stato nella carpetta presentata 4 giorni fa, quindi quelle perplessità, volevo fare chiarezza pure per i cittadini, noi le abbiamo viste nel momento in cui le abbiamo lette. Non è che in commissione, altrimenti parliamo di tutt'altra materia, cioè non è che in commissione è stata portata, la delibera è stata letta e noi ovviamente non... No, su quel punto... No. La bozza di... Allora, bozza di delibera però, Paolo, sul punto che noi abbiamo sollevato, che poi è semplicissimo, scusate, ma l'emendamento... E se posso concludere, Paolo. Allora, ma l'emendamento è semplice, noi abbiamo soltanto chiesto che venga accettata dall'ente
Non è che abbiamo chiesto chissà che cosa, cioè abbiamo chiesto che è l'ente che deve accertare. Scusami, ma questo è un problema che è di oltre 20 anni. Ci sono delibere, ci sono ricorsi, ci sono atti presentati, ma ci vuole molto, non lo so, chiedere all'ufficio tecnico, prendere la singola posizione di ogni cittadino e stabilire sì, ha fatto il versamento, non ha fatto il versamento, ci manca questa documentazione. Fare una richiesta al cittadino, guarda, mi devi esibire soltanto questo. No, dobbiamo di nuovo fare le processioni all'ufficio tecnico, che tutti ovviamente devono di nuovo, per l'ennesima volta, presentare di nuovo la documentazione. Cioè è un diritto dei cittadini, cioè, che l'ente, il comune, l'ufficio tecnico ti dica: guarda, non mi risulta questo versamento, non mi risulta questa documentazione, noi abbiamo chiesto nient'altro. E siccome sul punto specifico, nella bozza di delibera presentata in commissione, non c'era, quindi noi non volevamo fare una guerra, voi siete contro, noi siamo a favore, perché al di là di tutto la proposta dell'emendamento è stata fatta, cioè, in modo proprio bipartisan da tutti quelli della minoranza. E non volevamo ovviamente che l'emendamento, lo diciamo, la motivazione della sospensione, dirlo prima, perché altrimenti qualcuno, siamo tutte le persone, cioè ovviamente intelligenti, poteva dire: vabbè, adesso passa che l'avete, la proposta è vostra. Per questo è stato chiesto la sospensione, per un punto semplicissimo, cioè discute su una cosa che ovviamente nella bozza di delibera presentata nelle commissioni non c'era, che erano delle perplessità che sono ovviamente agli occhi non solo nostri, perché anche voi penso che avete delle perplessità in merito alla proposta su questo punto specifico. Quindi questa era la richiesta, cioè fare finalmente, cioè trovare insieme una soluzione, no noi, insieme. Purtroppo non è stato recepito, come al solito ci troviamo sempre, perché alla solita condizione, perché si dovrebbe fare prima del Consiglio Comunale la riunione dei capigruppo, riuscire finalmente a dialogare, perché non solo in questa occasione ma in tanti altri argomenti in passato abbiamo dato dimostrazione che quando si arriva in commissione, si lavora insieme, si fa un percorso insieme, non sul punto portato poi in Consiglio Comunale, noi abbiamo votato a favore, perché nel ragionamento e nella stesura del deliberato c'è stato il lavoro dell'opposizione e della maggioranza. Quindi il mio invito è quello, ovviamente, ai consiglieri della maggioranza, cioè di fare proprio anche voi questa proposta di emendamento, cioè di votarla, perché poi per il resto siamo tutti quanti d'accordo. Non è che siamo pro o contro, siamo tutti d'accordo. Cioè soltanto di fare chiarezza, noi abbiamo soltanto chiesto che venga accertato dall'ente, nient'altro. Cioè noi facciamo altre due ore di dibattito che non serve a risolvere il loro problema. Noi non soltanto una parola semplice: che venga accertato dall'ente, nient'altro. Grazie consigliere Grimaldi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Ferrigno. Grazie. Grazie presidente, egregi consiglieri comunali. Beh, stamattina mi sembra che qua siamo tutti quanti, maggioranza e opposizione, che abbiamo l'aureola in testa e siamo tutti degli angioletti. Così non mi sembra, non mi sembra proprio, perché insomma, se lo spirito anche da parte vostra, che noi abbiamo ammesso che avete dato un grosso contributo nelle commissioni, cioè questa era una delibera, il nostro presidente si era riservato un intervento nella quale dava atto, e l'ha detto pubblicamente, quindi in consesso, che tutti avevamo partecipato insomma alla stesura di questa delibera e quindi all'approvazione unanime. Improvvisamente, prima di decidere, prima di porre appunto il terzo punto all'ordine del giorno, ve ne uscite con un emendamento. Non abbiamo capito l'intento quale. Una sospensione per discutere dell'emendamento. Se lo spirito, io ritengo, se lo spirito era quello insomma di collaborativo, perché avete aspettato il momento in cui insomma si doveva discutere dell'argomento anche oppure all'inizio del Consiglio Comunale? Dice: noi abbiamo questo emendamento, che ne pensate? No,
bisogna fare scena in consiglio comunale. Qui eppure non siamo in campagna elettorale, credo che qui nessuno si è parlato, ho sentito parlare, insomma, che gli introiti che arriverebbero da questa delibera bisogna destinarli a quell'area. Grazie consigliere, ci dite voi. Ma la proposta qual è? Era quella, insomma, di discutere della delibera o di destinare o di altre cose. Ho sentito parlare di efficientamento della macchina comunale. Si vuole discutere su questa delibera dove già abbiamo 30 anni di ritardi. Cioè, questo significa fermare o no questa delibera, discutere di queste cose. Se noi devo dare atto all'assessore, all'amministrazione, che con testardaggine, con lavoro, ha portato avanti questo lavoro e ha portato avanti questa delibera e oggi si presenta all'approvazione. Tutto il resto, credetemi, è scena. Quindi io annuncio il mio parere favorevole. Grazie. Grazie, consigliere Ferrigno. Consigliere Franza. Sì, grazie Presidente. Io capisco che nell'ambito di una discussione politica possano esserci delle visioni differenti, però credo che personalmente, così come anche per gli altri colleghi consiglieri che avevano proposto da prima la sospensione e poi l'emendamento, noi non possiamo accettare di essere accusati di voler far perdere ulteriore tempo. Ed è proprio per questo io vorrei sapere, ma lo vorrei chiedere proprio ai cittadini, se secondo loro il fatto che noi abbiamo voluto proporre che sia il comune a dover trovare gli atti e non il cittadino, secondo voi è una perdita di tempo? Secondo noi riteniamo che non è una perdita di tempo, proprio perché, così come è stato ribadito più volte, voi siete stati già chiamati precedentemente a fornire questi atti e li avete già presentati. Secondo voi questa nostra richiesta è una perdita di tempo? Io sinceramente ed onestamente ritengo che non sia una perdita di tempo, anzi sia una manifestazione di rispetto nei vostri confronti. E ritorno a quello che ho detto precedentemente. Sono dispiaciuto dell'atteggiamento di chiusura che avete avuto nel momento in cui avevamo chiesto la sospensione, perché guardate, probabilmente con quei 5 minuti avremmo chiarito e avremmo trovato anche la vostra disponibilità ad accettare questo emendamento, perché se lo avessimo fatto prima probabilmente avremmo potuto sentire, vabbè, dopo passa che politicamente è una vostra iniziativa, quindi non è stata condivisa. Abbiamo chiesto la sospensione, non l'abbiamo anticipata proprio per condividerla tutti quanti insieme, ed oggi invece ci viene detto che noi vogliamo perdere tempo. Allora, siccome a noi interessa l'interesse dei cittadini, beh, che siano loro oggi a decidere se noi volevamo perdere tempo dando al comune l'onere di trovare le carte o viceversa. Grazie. Grazie, consigliere Franza. Vabbè. Consigliere Di Maio per replica, prego. Riallacciarmi alle dichiarazioni degli ultimi consiglieri che sono intervenuti. Corriamo il rischio che se il Comune, questa grande macchina da guerra, non trova, è un termine inappropriato, ma in ogni caso la legge, mi permetto di dire, le norme, non ritengono opportune e legittime la documentazione che ha in possesso, i cari signori concittadini rimarranno ancora nella situazione in cui stanno. Quindi consentitemi di dissentire dalle conclusioni fatte dai consiglieri poc'anzi. Apro e chiudo una piccola parentesi. Quando mi viene detto fateci fare anche quella politica che amano fare, forse non, che non si dovrebbe fare nell'assise comunale, ma purtroppo spesso viene fatta, fatemi dissentire dalle conclusioni del dottor Iannello quando, voglio dire, non partecipa alle commissioni perché delega giustamente il capogruppo, persona competente, e poi, voglio dire, in seguito alle dichiarazioni del capogruppo che dichiara testualmente il consigliere protesto ipotetico
Pietrosino conviene con le dichiarazioni dell'assessore. Queste sono state rese in seguito ai chiarimenti fatti dall'assessore Amato in commissione. La nostra non è una prosopopea, la nostra è semplicemente dire: ci abbiamo lavorato, abbiamo occupato questa sede per 8 giorni e 8 ore, siamo addivenuti a questa delibera insieme tutti quanti. Stamattina non si può dissentire rispetto a un dimostrare o un accertare. La legge prevale sulla delibera. È evidente che se il cittadino non è in possesso della documentazione, esiste un atto di interpello, esistono i ricorsi amministrativi. Cioè, voglio dire, ma seppure fosse questo, certamente no, seppure no, consentimi Antonio, seppure fosse questo, la legge prevale sulla delibera. Parto dall'inizio: se il comune non ha la documentazione atta a dimostrare, è evidente che il cittadino ci viene in incontro. Questo è il concetto. Grazie. Grazie. Per favore. Prego, consigliere, prego. Per amore della verità, che il consigliere De Maio è ben consapevole che in quella riunione di commissione il sottoscritto si dichiarava ovviamente soddisfatto da quello che fu la risposta del consigliere Amato, quando l'assessore giustamente disse: comunque alla fine di ogni cosa ci deve essere ovviamente l'ottica collaborativa fra cittadini e amministrazione. Ed è fuori discussione, perché dobbiamo trovare questo percorso nel momento in cui ci possono essere delle difficoltà, non lo so, degli impedimenti che sono frutto del tempo, che il cittadino che si vuole far risolvere il problema giustamente abbia l'ottica collaborativa. Però non può negare il consigliere De Maio, così come il presidente della Commissione Torre, perché poi a questo punto faccio una richiesta ufficiale che ci deve essere una metodologia tecnica di redazione dei verbali che sia forse da stenotipia, perché altrimenti facciamo sempre le sintesi. Non può negare che già in quella sede il sottoscritto a nome del partito chiedeva tutta una serie di chiarimenti proprio per poter addivenire a quello che oggi noi tutti cerchiamo di accompagnare il ragionamento, per poter evitare problemi di fraintesi, di ricorso e di ulteriore responsabilità per i cittadini. Quindi, se è vero che si dice un pezzo della storia deve essere raccontato dall'inizio alla fine, quindi non potete negare che già all'epoca il sottoscritto vi chiedeva delucidazioni per evitare che i cittadini fossero oberati da dover fare cose che già hanno fatto, di poter addivenire ad una metodologia di calcolo che era, per quanto riguarda l'onere che ognuno di loro dovrà soddisfare, che tenesse in considerazione l'interesse personale e non quello di altri all'interno della cooperativa. Ipotesi plateale: se io volessi farmi trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà, mi dovete far capire se devo anche essere responsabile per coloro che invece non hanno questo interesse. È tutta una serie di considerazioni. Questo è per amore della verità. Concludo. Grazie. È maggioranza, è minoranza, però stamattina forse ci stiamo arroccando in quello che si poteva evitare, perché già era stato richiesto, e il fatto di non aver richiesto la sospensione antecedentemente, perché c'è stato forse anche rispetto per l'insediamento di nuovi due consiglieri, e si è chiesto un minuto esattamente dopo, perché era giusto e legittimo che anche i consiglieri Piccolo e i consiglieri Carlo Bianco fossero entrati nel pieno esercizio dei propri poteri. Grazie. Vabbè, grazie consigliere Pietrosino. Non ci sono altri interventi in merito, per cui io dichiaro la... Prego, sindaco, prego. Per chiarimenti, sì, l'assessore Amato, sì. Prego, prego. No, avevo letto il sindaco qua, prego. Ma devo fare autocritica, nel senso che forse quando ho espresso il concetto nell'intervento introduttivo di leale collaborazione dovevo spendere qualche parola in più, perché è chiaro che ci sono la media
la generalità dei cittadini che non sono tenuti, che per tante ragioni storiche non hanno avuto la possibilità e non hanno gli strumenti per avere la padronanza di questa questione che, come diceva il consigliere Petrosino, da ultimo si è dilatata, si è dilungata, si è contorta in un arco di tempo piuttosto ampio. Però ce ne sono anche altri che, anche per le posizioni che hanno ricoperto, gli difetta evidentemente un po' la memoria, perché avrebbero tutti, in uno spirito di leale collaborazione in quest'Aula, il compito di tenere conto che la situazione è un po' complicata, perché quindi questa discussione sulla titolarità delle procedure, la sfiducia cosmica, cioè qui alla fine, scusate ma ho battuto, ma no, io capisco, ognuno ha i suoi punti di vista, ci sono delle ragioni tecniche, cioè, però serpeggia una sfiducia cosmica nella nostra capacità di collaborare tra amministrazione, tra amministrazione e struttura, tra strutture e cittadini, eccetera. Vabbè, se partiamo da questo gomitolo che si è intrecciato nei tempi poco recenti, non lo sbroglieremo mai. Allora perché dico la leale collaborazione? Perché si è attaccati sul significato delle parole. L'abbiamo spiegato nella commissione, mi dovete perdonare, ma lo dico proprio, cioè, senza formalismi, cioè ed evidente, secondo un corpo normativo amplissimo, che se il cittadino nel 1980, nel 1985, nel 1989, nel 1995, nel 1999, nel 2000, nel 2004, nel 2007, sono accorciando i periodi, 2009, 2011, no? Ha prodotto una qualsiasi documentazione all'ente, in questo iter deve solo, e l'abbiamo detto nella convenzione, deve solo scrivere: io il giorno tot ho presentato questo, arrivederci e grazie. Poi ci scrive buongiorno, buonasera e compagnia bella, ok? Dopodiché, da quest'altra parte, che poi dovremo essere la stessa parte tutti quanti, dovremo dire: guarda che hai detto una fesseria, ma lo dobbiamo dire però. Allora non volessimo fare un processo alle intenzioni che uno scrive che non è vero, no, perché potremmo fare pure un dibattito su questo. Allora poi è in sé, è nelle regole fondamentali del funzionamento ordinario della macchina amministrativa, del procedimento amministrativo, cioè. Quindi è una preoccupazione, mi dovete consentire, un po' eccessiva, perché lo spirito della norma, del contesto di norme che sono state messe in campo con la proposta che stiamo discutendo, è quanto di più agevolativo ci può essere. Anche rispetto ai costi, mi permetto di dire che, siccome il risultato di questo meccanismo è molto prossimo allo zero, l'ultimo problema saranno proprio i costi di attuazione, insomma, no? Cioè, proprio in marca da bollo, perché purtroppo ci sono delle leggi dello Stato che non hanno abrogato ancora, insomma, o più o meno, insomma. Stiamo in questi termini, e anche questo noi lo sappiamo. Poi la complessità, nessuno qui può ignorare di chi è più o meno avvertito per i ruoli che ha avuto nel tempo da entrambe le parti, pubbliche, private, cooperative, assegnatari, cittadini, eccetera, che in questa storia ci sono dei casi patologici, nei quali dal bilancio del comune sono stati prese risorse per pagare, no, costi di espropriazione non onorati dagli assegnatari X, Y, Z e compagnia bella. La prima cosa è che gli eventuali proventi residui che rimangono ancora dell'obbligazione principale, non di quella del diritto di superficie, che dovranno andare a sanare, è il fatto che da fondi ordinari del bilancio si sono dovuti pagare, no, dei contenziosi negli anni precedenti. Ora, tutta questa materia, noi potevamo anche venire qua con una maggiore documentazione, eccetera, ma noi, per i motivi che abbiamo cercato di dirci prima, ci siamo trovati un po' tutti quanti, in difficoltà per inquadrare un paradigma principale, cioè intanto prima quale un metodo, poi c'è molto da lavorare in questa vicenda. Su questo non c'è alcun dubbio, è inutile che ci nascondiamo, non è che domani mattina andiamo dal tabaccaio e abbiamo risolto, con tutto rispetto per il tabaccaio veramente, insomma, cioè, abbiamo risolto
tutti i problemi, quelli più lineari, quelli più documentati, quelli più, cioè, si risolvono, ci sono dei documenti, nessun documento è buono in questa storia in assoluto, nessuno è cattivo in assoluto, bisognerà fare un minimo di verifiche, ma partendo dal principio che è evidente che il primo compito dell'amministrazione pubblica è quello di stare a servizio dei cittadini. Non voglio fare la retorica, mica di chi, o dice la Costituzione della Repubblica Italiana, insomma, cioè, voglio dire, però ci sono un minimo di regole. Per cui io sull'organizzazione mi permetto anche di far osservare che con dei provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale nel maggio e luglio dello scorso anno, nella riorganizzazione dei settori e della pianta organica, eccetera, è stata prevista una unità di progetto appositamente dedicata alla cura e alla risoluzione delle convenzioni urbanistiche su tutto il fronte, da questo del diritto di superficie a quelli che riguardano gli interventi di applicazione delle convenzioni urbanistiche sul territorio. Sta scritto, non è che lo sto dicendo adesso. Quindi voglio dire, noi avevamo anche e abbiamo predisposto un modulo organizzativo. Ci metteremo subito tutti quanti al lavoro e non è, mi consentite, volete aggiungere una parola, la volete mettere? Ma non è quello il punto. Io capisco la preoccupazione, ma se siamo animati dalla sfiducia cosmica, no. Se vogliamo ignorare la complessità di questa storia, neanche lo possiamo fare, non se lo può permettere nessuno. Se lo può permettere, sì, il padre di famiglia, Udi singolo, si è seguita la sua pratica normalmente, ma insomma chi ha avuto dei ruoli, cose eccetera, non può non sapere che l'attuazione di questo piano ha avuto qualche problema, insomma, no, non per fortunatamente diciamo limitati, anche perché insomma le abitazioni ci sono, eccetera, eccetera, eccetera. Però dobbiamo districarle con collaborazione, con principio di contraddittorio, eccetera. Ma io ritengo che non vi siano nella questione procedurale le preoccupazioni sui quali ci siamo intrattenuti questa mattina, perché è proprio una contraddizione, insomma, no? È proprio una contraddizione. Noi abbiamo dovuto sciogliere dei nodi che riguardavano proprio la interpretazione, l'inquadramento legislativo di tutta questa questione. E in qualche modo il Consiglio Comunale, nelle sue diverse articolazioni, pare, cioè siamo convinti e consapevoli di aver trovato una strada che è il massimo della agevolazione che possiamo prevedere, cioè proprio più di quelle che abbiamo previsto, proprio, cioè, non ce ne possono essere. Questa amministrazione sicuramente non si è tirata indietro nel dover dare atto di questa situazione. Nelle commissioni consiliari ne abbiamo parlato egualmente. La procedura, ma non è una procedura che vuole aggravare i cittadini, nello spirito di leale collaborazione, e ripeto, forse non mi ci spiegato buono, insomma, no, significa che ognuno fa la sua parte. I documenti che ci sono devono essere valorizzati, è evidente, ma è mai possibile che un funzionario, o non so, un assessore che dice no, questo documento non serve, lo butto, non lo può fare, cioè ci stanno una serie di leggi che dicono che c'è qualche problema a dirlo, no? C'è il cittadino che viene e dice guarda che ahí cassano i documenti, andiamo avanti. Qual è la difficoltà? C'è tutto questo lavoro da fare. Ci sono poi da risolvere alcuni casi che saranno sicuramente un po' più complicati. Però insomma, non è che ci facciamo la testa perché per alcune situazioni complicate si debba insomma, fermare l'avvio di questo processo, che ripeto è un processo nel quale noi abbiamo fatto il massimo. Io ho ascoltato alcune affermazioni tipo costruire è facile, cioè costruire non è facile, no? Distruggere è facile, come diceva il consigliere Grimaldi. Infatti noi non dobbiamo svilire tutto lo sforzo che si sta facendo pensando che può sorgere questa frammentazione. Ci sono dei punti, l'amministrazione ha pigliato e ha assunto un modulo organizzativo minimo, che dall'altro è minimo proprio, cioè di solito meno si scrive, meno difficoltà ci sono. Vedete che se fate una breve ricerca ci sono delibere e regolamenti di altri comuni che hanno scritto alcune pagine, no? Di disposizione, noi abbiamo scritto due paragrafi. Vedete, può sembrare no, ma non ci sono tutte le garanzie, a volte più si scrive, più si trovano
i cavilli, ci sono delle leggi generali poi sulle quali si deve innestare questo percorso. Per cui credo che io sono dell'opinione che il deliberato andava confermato, ma dall'insieme del dibattito tre parole effettivamente si potrebbero aggiungere. Cioè non è che qua stiamo, nel senso che se voi ritenete di poter risolvere queste preoccupazioni, questo pessimismo cosmico, scusate ma ha battuto, con aggiungendo che venga dimostrato e comunque accertato, e io ritengo che comunque accertato, facciamo una sintesi di tutte le preoccupazioni che avete tenuto, eh? Facciamo una sintesi di tutte le preoccupazioni, che però mi dovete consentire, io vi ribadisco, non per mancanza di rispetto per chi abbia voluto suscitare questo dibattito, non sono fondate, atteso tutto l'inquadramento che abbiamo cercato di discutere oggi. Grazie, scusate. Grazie, grazie Assessore Amato. Prego, Sindaco. Brevissime considerazioni che giungono, spero, in coda al dibattito, spero non si debba trascinare oltre, salvo che non ci siano altre volontà di intervenire dopo il mio intervento, anche perché abbiamo un bel po' di punti stamattina, quindi credo che la cosa vada per venire. Due considerazioni, una di carattere politico, una di carattere tecnico. Io non faccio il processo alle intenzioni e alle buone fedi altrui, ma esistono regole nell'ambito della gestione di un'amministrazione, esiste un'interlocuzione anche da parte dei consiglieri comunali nei confronti dell'amministrazione, e le sedi dell'interlocuzione sono quelle istituzionali, come diceva il consigliere Pisaccia. La premessa di chiedere una sospensione si formula all'amministrazione, al capo dell'amministrazione, ai rappresentanti di gruppo, così nessuno ha il sospetto, sicuramente mal riposto, che sia fatto per fare pura agitazione politica. Questa amministrazione qui, torti e ragioni, macchine comunali e non macchine comunali, vicende che si trascinano da 30 anni, indebitamenti, personale che va in pensione in anticipo, difficoltà organizzative stratificate nei decenni, dopo ne abbiamo un'altra che tiene 35 anni di tempo, che è Montevescovato. 35 anni di tempo, queste sono 25. Questa amministrazione i nodi li affronta, e li affronta con la sincerità del confronto, non con l'ipocrisia politica del confronto dell'Aula. Con la sincerità del confronto. Questo lo voglio dire per una chiarezza che non deve mancare neanche alla percezione del cittadino che è potenziale beneficiario di un intervento. Credo che l'intervento dell'assessore Amato sia chiarificatore, che possa essere raccolto perché fa sintesi anche dei passaggi che venivano a dubbio, e la prossima volta registro direttamente, a dubbio degli interlocutori, l'introduzione della proposta di emendamento che per il tramite del sottoscritto l'assessore Amato suggerisce all'Aula, raccogliendo le osservazioni venute anche dai gruppi consiliari di minoranza, è di introdurre al capo A e al capo B del comma 5 del deliberato, a seguito della proposta delibera, venga dimostrato e barra O comunque accertato dalla pubblica amministrazione. Venga dimostrato preventivamente e barra O comunque accertato dalla pubblica amministrazione l'avvenuto pagamento. Chiedo che venga messo ai voti in uno all'intera delibera. Bene, allora noi chiudiamo la discussione in merito a questo punto all'ordine del giorno. No, consigliere Iannelli, abbiamo abbondantemente discusso su questo punto. Ma un diritto di replica di cosa? Non ho, noi abbiamo discusso abbondantemente su questo. Allora, caro consigliere, io sono una persona che permetto forse anche troppo. Allora, voglio dire, perché sono stato sollecitato da qualche consigliere di applicare il regolamento dice che quello che stiamo facendo è quello che dobbiamo fare. Lei... No, io già l'avevo messo prima, avevo chiuso là la discussione. Non capisco mo questo diritto di replica che lei vuole fare. Non ha aperto il diritto di questa cosa. Non ancora ha messo a punto la scala. E io ho chiesto allora, un momento alla sessione.
Sì, parzialmente mi è stato dato. Allora, ma non c'è una replica, consigliere Iannelli. Lei chiede chiarimenti all'assessore, l'assessore gliel'ha dato il punto, poi lei può essere d'accordo o meno, ma non possiamo, può essere un altro consigliere comunale che ci voglio replicare, come fa? Facciamo un casino. Mi dispiace, No, non è che non posso, consigliere. Allora, consigliere. Ma io già prima avevo chiuso la discussione su questa cosa, poi che è stato il chiarimento dell'assessore, non possiamo andare di replica in replica. Consigliere Agnelli, non possiamo andare. Chiarimento sul punto C. L'assessore non me l'ha dato. Posso sapere su questo punto C qual è l'intendimento dell'assessore? L'assessore non le ha dato che cosa? Chiedo scusa. Ancora chiarimento. Va bene. Vorrei capire il punto C, dove io avverbato, qual è la dichiarazione? Io vabbè, allora glielo darà poi il consigliere, l'assessore glielo darà. Vabbè, comunque voglio dire una cosa, chiudiamo la discussione su questo punto all'ordine del giorno. Prego la dottoressa di andare in appello per votare l'emendamento del capogruppo del Partito Democratico Pedro Sisi. Prego. No, è superato, perciò deve aprire la discussione, perché l'amministrazione ha presentato un altro emendamento, ci deve dare una modifica all'emendamento, presidente. Cioè, noi abbiamo presentato, l'amministrazione ha presentato un altro emendamento, ci deve dare una modifica. È il punto C, no? Allora posso chiedere, allora posso dire, allora chiedo scusa, allora l'assessore Amato vuole per cortesia di nuovo chiarire questa cosa che dice il consigliere Iannello? Vuole intervenire ancora un'altra volta per favore in merito a questa questione in modo che la chiudiamo? Se si riferisce al punto C alla lettera C del punto 5 del deliberato, però io credo nel complesso di aver risposto quando ho riferito che è chiaro che ci sono delle situazioni patologiche di cui bisogna tenere conto, ci sono delle situazioni documentate che sicuramente dovranno essere, bisognerà tenerne conto, ma bisognerà esaminarle di volta in volta, attesa la complessità, no? Delle situazioni che si sono stratificate nel tempo. E ci sono delibere, certo. Ma noi non disattendiamo nulla, però dobbiamo inquadrare ogni singolo procedimento. Mi permette di dire, nel Consiglio Comunale non è che potremmo parlare dei singoli procedimenti. In linea di principio non disattendiamo niente, poi se la documentazione sono pertinenti al procedimento, bene, se ci sono da fare degli chiarimenti, delle integrazioni, delle valutazioni, le faremo, ma non è che ci sia una pregiudiziale, non c'è nessuna pregiudiziale. Mi sembrava di averlo detto, l'ho detto più sommariamente, ma l'ho detto. Allora, ovviamente andiamo in votazione per appello e votiamo la delibera così come è stata. Se votiamo a favore o meno. L'emendamento, noi abbiamo provato su un emendamento. Allora voi che fate con l'emendamento? Lo ritirate? Lo ritirate l'emendamento? Consigliere Pedrosito, lei ha... Ma scusate, ma su questo punto voglio dire. Allora, l'emendamento che lei ha presentato. Se lei lo ritira, no. Allora io le faccio la domanda, siccome lei ha presentato un emendamento. Votiamo l'emendamento così come è stato superato da parte. Quindi voi non lo ritirate? No, sì. Lo ritirate? È stato superato dalla proposta di. E allora votiamo la delibera così come è stata emendata. L'emendamento dobbiamo votare, perché sulla delibera ci vogliono le dichiarazioni di voto. Io devo intervenire, perché ho votato gli articoli al punto 5, punto A, punto B, aggiungendo, emendando, venga dimostrato preventivamente e ho accettato l'ammissione.
Va bene, allora votiamo l'emendamento che ha presentato l'amministrazione per appello, prego. Torquato Manlio, sì. Trotta Gianfranco, sì. De Maio Paolo, sì. Salvato Gennaro, sì. Piccolo Federico, sì. Tafuro Guido, sì. Molinaro era assente, Pisanzio Rita, Pepe Luigi, sì. Buonfiglio Giuseppe, sì. Zarrella Antonio, sì. Ferrigno Carlo, sì. Grassi Giuseppe, sì. Torre Massimo, Bianco Carlo, sì. Pentone, Anna Cristiana, sì. Grimaldi Giovanni, sì. Barba Mario, sì. Franz Antonio, sì. Alfano Antonio, sì. Iannello Antonio, sì. Petrosino Massimo, sì. 20. Allora il consiglio approva con a unanimità, il consiglio approva questo emendamento. Adesso votiamo invece la delibera così come è stata. Per dichiarazione, lei vuole intervenire per dichiarazione? Prego. Presidente, io non so come fare per poter parlare in questo consiglio comunale. Ci provo in tutte le maniere. La prossima volta parlerò in privato. Presidente, per dichiarazioni di voto io intervengo e volevo intervenire perché mi corre dare merito all'assessore Amato nello spirito della collaborazione e anche del sollecito pervenuta da questa parte affinché si ponesse fine a una diatriba di anni e anni con l'interrogazione presentata che se ha sollecitato gli uffici, l'assessore e l'ente a poter arrivare a divenire... Per cui noi siamo soddisfatti del fatto accertare, perché voglio anche tranquillizzare l'assessore Amato e i cittadini. Noi non abbiamo preoccupazione se la macchina comunale o l'ente sia a favore o meno dei cittadini, ma gli atti, poiché le amministrazioni passano e poiché anche negli uffici il personale passa, a volte, troppo velocemente, lei ha un'esperienza tragica da questo punto di vista, ma sono anche perduranti nel tempo. E chi si ritrova oggi a risolvere questa situazione, chi ha avuto nel 97 la missiva a cui facevo riferimento, che già allora il procedimento era aperto. Il termine nell'atto è importante, quindi ci riteniamo soddisfatti che è stato accolto l'emendamento in parte, perché nulla questo che si poteva accordare in toto, perché l'accertamento proveniva da un'iniziativa dell'ente nei confronti dei cittadini, quindi non era una preziosità semantica, ma è un atto che rimarrà nelle case comunali con le quali dovranno interfacciarsi tutti i cittadini. L'intento è quello di non lasciare le cose cadere nelle parole. Rispetto all'accordo bonario, l'assessore ha dato una risposta che per l'amor del cielo va in un senso di buona fede, ma il punto C non è stato sviscerato in maniera completa, perché l'atto rimane, io credo, ne sono convinti, che nessuna amministrazione può far tornare indietro atti ormai consumati con delibere di giunte. Non è possibile, anche perché chi ha avuto il favore di questa delibera, e non è solo questa delibera, ce ne sono, ha già pagato anche quello che la delibera e le delibere richiedevano. Per cui il nostro intento è quello di andare a favore dei cittadini e perciò noi votiamo a favore di questa delibera. Le dirò di più, il nostro dubbio era quello se dovevamo votare comunque a favore, nonostante un emendamento non accolto, perché questa delibera la sentiamo un po' parte nostra, avendola sollecitata nelle sue cose. L'invito che facciamo all'amministrazione e ai componenti di questo Consiglio Comunale è che se prepariamo i consigli comunali, quantomeno con una conferenza dei capogruppo, Presidente, tanti equivoci si sarebbero risolti all'interno della conferenza, perché nessuno di noi vuole stare qua, e rassicuro il consigliere Ferrigno che non c'è, che nessuno di noi vuole fare la passerella in consiglio comunale, non ne abbiamo bisogno e la faremo anche con i silenzi per quello che ci compete, che ve le voglio dire, ma la verità è che rispetto a degli atti c'è necessità di ragionare in Consiglio Comunale, se no, caro Ferrigno,
Non si spiega perché quest'atto, quando fu presentato qualche mese fa, la segretaria fu costretta a ritirarlo, perché probabilmente non era stato preparato come doveva essere preparato. Nonostante la solerzia di tutti i consiglieri di maggioranza, nonostante le commissioni e quant'altro. Allora l'invito che vogliamo fare, e chiudo Presidente, perché è una dichiarazione di voto e poi lascio al capogruppo la dichiarazione di voto nostra. La verità qual è? È che noi avevamo chiesto questa sospensiva per poter ragionare nel merito, evitando le passerelle, perché sapevamo qual era il ragionamento che veniva a fare da questa parte. Allora, l'onere dell'accertamento viene a carico del Comune, in collaborazione con i cittadini, che a loro volta già hanno prodotto atti da anni, perché qualcuno di loro da anni intendeva risolvere questa situazione. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Iannello. La dichiarazione di voto l'ha fatta però, non benissimo. Allora, consigliere Grazie, prego. Grazie Presidente. Solo per dire e per annunciare il mio voto favorevole sull'argomento e per ringraziare l'assessore per avere subito colto cioè quello che proveniva dai banchi del Consiglio. Non abbiamo necessità di dire da quale parte proveniva, però se il luogo dove il dibattito si accende, si cercano di trovare le soluzioni migliori per la città e il Consiglio Comunale, ben venga anche in Consiglio Comunale la possibilità di, fino all'ultimo minuto, fino al 90esimo, di poter registrare un atto o migliorare un atto che sia a favore della città. Grazie. Grazie consigliere Grassi. Allora non credo ci sia. Consigliere Torre, prego. Ovviamente il mio voto, confermo il mio voto positivo. Dico per sincerità, per la sincerità che evocava il sindaco, che apprezzo anche questa apertura dell'assessore Amato, del sindaco. Insomma, io voglio dire, continuo a pensarla che abbiamo fatto una discussione che stamattina probabilmente è stata alimentata anche per primo dalla presenza numerosa in aula, più che una discussione di merito. Dal mio punto di vista tutto quello che scriviamo era già insito nel significato della delibera e nelle leggi dello Stato italiano, lo ribadisco. Io ricordo un'altra cosa che vi volevo segnalare nel motivare il mio voto a favore, che abbiamo anche scritto un'altra cosa che non è stato ricordato, e cioè che diamo mandato al dirigente del settore territorio e ambiente di riscontrare le richieste già pervenute alla luce della precedente deliberazione del 2009. Quindi questo problema ce l'eravamo posti, cioè di agevolare quanto più è possibile i cittadini per accedere a questo provvedimento. Quindi voglio dire, passare per chi, e il sottoscritto è uno che non rinuncia mai al dialogo, non vuole dialogare con l'opposizione, questa mattina ovviamente mi fa dare qualche pizzicotto sulla pancia e per spirito di maggioranza voterò a favore, ma non voglio essere accusato di colui il quale ha parlato su questa delibera almeno 100 volte con tutti i consiglieri di questa assise. Questo è il punto. Allora, essere poi accusato di non volere ovviamente discutere su una questione dal mio punto di vista di lana caprina è veramente molto. Ricordo ancora un'altra cosa, che la delibera del 2009 è stato uno dei motivi per cui abbiamo avuto delle difficoltà. La delibera del 2009 era quella che prevedeva al carico dei cittadini un onere consistente. La questione di giustizia nel 2009, la questione del fatto che voi avevate già pagato in qualche modo gli oneri, nessuno se l'è fatto carico nel 2009. Questa amministrazione se ne è fatto carico, e ricordo che l'abbattimento del 50%, la legge non prevede l'abbattimento del 50%, prevede da 0 al 50%. Noi abbiamo fatto il 50%. Questo è bene dirlo, perché altrimenti sembra che sia tutto scontato. Noi abbiamo fatto un lavoro su questo e lo facciamo in un contesto del comune di Nocera Inferiore, economico, che voi sapete qual è, e siamo in piano di risanamento.
Ovviamente per fare questo c'è un'assunzione di responsabilità anche da parte nostra, in termini ovviamente di scelte motivate, responsabili, e anche di, cioè, nei confronti dei cittadini, perché altrimenti avremmo potuto dire benissimo, si fa, ma si fa con zero. No, allora voglio dire, fermo restando tutte le critiche che sono venute dalla minoranza, ma il lavoro di questo Consiglio, di questa maggioranza, di questo assessore, di questa amministrazione non va assolutamente sminuito. Grazie. Grazie, consigliere Torre. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il consigliere Trotta. Grazie Presidente, signor Sindaco, assessori, colleghi consiglieri, cittadini in sala. Io voglio... Ti vedo... Ah. No, intervengo soltanto per dichiarazioni di voto e per esprimere il plauso del nostro gruppo consiliare al lavoro fatto dall'assessore, al presidente della commissione urbanistica, il consigliere Massimo Torre, a tutti i consiglieri che hanno fatto parte della commissione raggiungendo quello che è un traguardo a cui questa città anelava da anni e che, ben consentitemi di ribadire, che sotto lo scettro della nostra amministrazione è stato finalmente risolto. Oggi, se c'è qualcuno che può agitare una spada di una vittoria raggiunta nell'interesse dei cittadini, certamente è questa amministrazione, che lo ha fatto dopo 20 anni in cui si è discusso del problema e, come correttamente osservava il consigliere Torre, lo ha fatto anche prevedendo un abbattimento del 50% qualora che non era assolutamente dovuto. Quindi vuol dire, noi non vogliamo assolutamente entrare in polemica, siamo solo in fase di dichiarazioni di voto, non è mio interesse, ma non si deve mai più dire che questa amministrazione, questa maggioranza non è aperta al dialogo, che non è aperta al confronto e soprattutto che ci sia qualcuno che vuole realizzare le cose nell'interesse della città e che non appartenga a questa amministrazione. Questa amministrazione dal suo insediamento lavora per realizzare l'interesse della collettività e lo dimostra anche avendo portato questa delibera in giunta e lo dimostra ancora di più con l'apertura che ha manifestato oggi a accogliendo in parte quello che è un emendamento proveniente dai colleghi della minoranza. Ringrazio quindi di nuovo tutti per il lavoro che è stato svolto e credo, mi rivolgo ai cittadini che finalmente hanno visto realizzato quello che è un loro diritto al quale anelavano da tempo e che solo oggi, grazie al lavoro di questa amministrazione, ha trovato la sua realizzazione. Allora, grazie al consigliere Trotta.